Fabrizio Medico, Charles Felix, Battista Tommaso, Leali Giancarlo, Bologna Felice, Carducci Raffaele, Padavecchia Claudio, Giacone Francesco, Bonino Filippo, Marco Rezzotto, Agostino Consiglia, Fano Toto Damiano, Reale Giovanni, Del Vecchio Antonio, Damani presente, la seduta è valida. Vi leggo una comunicazione pervenuta dal consigliere D'Amato, il sottoscritto D'Amato Vincenzo, consigliere comunale di questo comune, che comunica alla signora Vostra Giustizia che per sopraggiunti impegni familiari non potrà partecipare al consiglio comunale del 7 novembre 2013. È l'unica giustifica che è pervenuta a questo comune, a questa presidenza. Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Surruga del consigliere comunale signor Antonio Galizia dichiarato decaduto ex articolo 69,5 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e convalida del consigliere surrogante. Vi leggo la delibera. Premesso che con deliberazione di consiglio comunale numero 2 del 14 giugno 2012, che qui integralmente si richiama, a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 e turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012, veniva convalidata l'elezione del sindaco signor Tommaso De Palma e di numero 16 consiglieri comunali, tra cui il consigliere comunale signor Antonio Galizia, quale candidato sindaco non eletto del gruppo delle liste numero 10, Fini Futuro Libertà, numero 11 Giovinazzo Città da Mare, numero 12 Casino Unione di Centro, numero 13 Movimento Politico Svituli, numero 14 Io Sud, Adriana Poliportone e numero 15 Il Popolo della Libertà. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 21-10-2013, immediatamente eseguibile all'esito della procedura di contestazione di cui l'articolo 69 del decreto legislativo 18-8-2000 numero 67-2000, veniva dichiarata la decadenza del signor Antonio Galizia dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69,5 del DL 267 del 2000 per incompatibilità per lite pendente di cui l'articolo 63,1 numero 4 del citato DL, derivante dal giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari iscritto al registro numero 197-2009 promosso dal signor Antonio Galizia contro il professor Antonello Natalicchio, precedente sindaco pro tempore del Comune di Giovinazzo. La citata deliberazione di Consiglio Comunale numero 63, pubblicata il giorno 22-10-2013, veniva depositata nella segreteria del Comune il giorno 22-10-2013 ai sensi dell'articolo 69,6 del DL 267 del 2000. In data 23-10-2013, la medesima deliberazione numero 63 veniva notificata al signor Antonio Galizia mediante consegna a mani proprie da parte del messo comunale ai sensi dell'articolo 69,6 del decreto legislativo 267 del 2000. Visto l'articolo 45,1 del DL 267 del 2000, ai sensi del quale nei consigli provinciali, comunali, circoscrizionali, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato della medesima lista che segue immediatamente l'ultimo eletto. L'articolo 38 del 267, che al comma 4 prevede i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. Il successivo articolo 73 del DL 267 del 2000, recante elezione del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ed in particolare ai commi 4 e 12. Rilevata pertanto la necessità di reintegrare il seggio rimasto vacante ai fini di ripristinare la composizione del Consiglio Comunale, esaminato il verbale dell'Ufficio Centrale delle Operazioni Elettorali delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, modello 300 bis, ed in particolare i paragrafi numero 7 in cui è riportata la graduatoria dei quozienti attribuiti a ciascun gruppo di liste, nonché il paragrafo numero 15 in cui è riportato il riparto dei seggi tra i gruppi di liste collegati con candidati diversi da quello programmato eletto alla carica di sindaco. Visto altresì il verbale dell'Ufficio Centrale delle Operazioni Elettorali, modello 300 AR,
ed in particolare il paragrafo relativo alla determinazione della cifra elettorale di gruppo e delle singole liste collegate ai candidati alla carica di sindaco, atteso che in base al valore delle cifre elettorali delle liste collegate al candidato alla carica di sindaco Antonio Galizia, quale consigliere comunale, dichiarato decaduto, il primo candidato non eletto secondo l'ordine delle cifre elettorali della lista è il signor Ruggero Iriannone, della lista numero 15 il Popolo delle Libertà, con la cifra elettorale individuale di 1024. Ritenuto di procedere alla surroga del signor Antonio Galizia con il candidato signor Ruggero Iriannone, quale primo dei non eletti alla lista numero 15, il Popolo delle Libertà collegata con il sindaco alla carica di sindaco non risultato eletto, Antonio Galizia, nelle elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012. Visti gli articoli 41, 60, 63, 64, 65 e 66 del DL 267 del 2000, che disciplinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di amministratore degli enti locali e la verifica della sussistenza delle stesse. Rilevato che tutti i consiglieri presenti sono stati invitati, e qui vi invito, dal Presidente ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del signor Ruggero Iannone ai sensi delle normative sopracitate. Dato atto che nei confronti del signor Ruggero Iannone non risulta sussistente alcuna causa di ineleggibilità, nonché di incompatibilità, a meno che non venga sollevato quando ho finito di leggere questo provvedimento. Visto il vigente statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità, acquisito il parere favorevole espresso dal dirigente ad interim del primo settore, dottor Angelo De Candia, ai sensi dell'articolo 49 del DL 188-2267, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale, fermo restando la competenza esclusiva del Consiglio Comunale a deliberare in merito. Visto inoltre il parere espresso dalla competente prima commissione consigliare, che credo sia andata deserta, si è tenuta la commissione? Sì, si è tenuta? Ha dato il proprio parere. Va bene. Allora, visto inoltre il parere espresso dalla prima commissione consigliare in data, con voti favorevoli espressi per alzare di mano, delibera la premessa parte di integrante ed essenziale del presente deliberato di provvedere alla essenza dell'articolo 45,1 del DL 267 alla surroga del consigliere decaduto dalla carica Antonio Galizia con il signor Ruggero Iannone nato a Giovinazzo il 2/10/50 e divi residente alla via Santo Spirito numero 29 che nella lista numero 15 il Popolo della Libertà risulta essere il primo dei candidati non eletti, di convalidare l'elezione del candidato Iannone Ruggero, accettato che nei suoi confronti, nei confronti dello stesso, non sussistono cause ostative di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui all'articolo 58, 60, 63 e seguenti del DL 267-2000 e successive integrazioni e modificazioni, di trasmettere il presente provvedimento al signor Prefetto di Bari. Io prima di mettere in votazione via Spirito Santo, no, ho letto io male, è giusto, via Spirito Santo. Il consigliere Iannone ha firmato, il signor Iannone ha firmato la dichiarazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e di incompatibilità di questa carta del consigliere comunale in data 7 novembre 2013. Quindi ci sono motivi stati che qualche consigliere può rinunciare, non ci sono. Pongo in votazione il provvedimento così come ve l'ho letto, come ve l'ho detto. Favorevole sono per la mano. I contrari, gli astenuti, all'uno astenuto e 10 favorevoli. Che hanno detto di convalidarsi? Chiedo l'immediata esecutività. Pongo in votazione l'immediata esecutività del provvedimento. I favorevoli, i contrari, gli astenuti. Stesso esito. Invito il consigliere Iannone ad entrare in aula. C'è il consigliere Iannone. Ben arrivato in questo consesso, si siede dove vuole. Le auguro buon lavoro. Ha qualche dichiarazione da fare? Prego. Grazie Presidente.
una piccola premessa. Avevo espresso un desiderio, avendo fatto esperienza anche in passato di consiglieri di destra e di opposizione, di mettermi nel lato destro del Consiglio Comunale, proprio perché, come dire, per un fatto consuetudinario. Poi, ripensandoci, ho pregato anche i consiglieri presenti, che saluto, come saluto il Presidente, il Sindaco e l'amministrazione. Ho desistito a quest'idea perché è giusto che sia così, non perché collocandomi qua mi possa collocare in un'area di sinistra che non mi è consona e che non sarò mai da quella parte, ma è perché dare la possibilità a voi consiglieri, che non siete un'espressione ben etichettata né di area di destra né di area di sinistra, ma un'area, diciamo, non definita, la possibilità di poter discutere fra voi tranquillamente e serenamente, senza la mia presenza dal vostro lato, perché potrebbe creare qualche imbarazzo, ed è giusto così. Bene, fatta questa piccola digressione e chiarimento per quello che sarà e per il periodo che sarà la mia posizione, voglio fare un piccolo intervento per, diciamo, chiarire quella che è la mia posizione. Innanzitutto ringrazio il Presidente, saluto il Presidente, i consiglieri, il Sindaco e la Giunta. Questa mia presenza e quindi la mia nomina a consigliere comunale a seguito della surroga meritano da parte mia alcune considerazioni, sia sotto l'aspetto normativo che politico. La maggioranza di questo Consiglio, insieme all'amministrazione, ha inteso avviare la procedura di decadenza da consigliere comunale in base all'articolo 63 della legge 267 del 2002 nei confronti di Antonio Galizia, che è stato il nostro candidato sindaco per il centrodestra, in quanto ha ravvisato la presenza di un conflitto di interessi tra l'ente, quindi il comune di Giovinazzo, e lo stesso consigliere. E per questo ha chiesto ad un legale parere pro veritate circa l'esattezza o meno di questa loro tesi. La relazione presentata dall'avvocato Vernola è stata lunga e molto articolata, citando giurisprudenza e fonti di diritto, proprio per, come dire, avvalorare e confermare la posizione di questa amministrazione. È ben noto come in Italia la giurisprudenza non ha mai avuto una linea univoca di interpretazione della norma e spesso sono state emesse sentenze che hanno sancito pareri spesso tra loro contraddittori. Quindi, per intenderci, quando si fa su questo piano non bisogna credere di avere in mano la certezza di diritto, di conseguenza ritenere che ciò che è stato espresso dal legale sia l'assoluta verità. Anche se ciò che è stato fatto sotto l'aspetto procedurale, il percorso dei tre consigli comunali, siano stati svolti in maniera corretta, e il Consiglio Comunale, o meglio la maggioranza di questo Consiglio Comunale, ha inteso sostenere questa tesi fino all'estremo, anche se c'è stata qualche defezione. Ma ciò che non condivido, e qui entro sotto il piano politico, è che l'amministrazione con la sua maggioranza ha voluto insistentemente seguire questo percorso che, usando un eufemismo, un termine, come dire, un po' morbido nei vostri confronti, ha voluto licenziare un consigliere di opposizione perché fosse non gradito. Gentili colleghi di maggioranza, in democrazia l'indice di gradimento di un consigliere non spetta né alla maggioranza né all'opposizione, ma solo esclusivamente. Buonasera. Ho aspettato l'ingresso dei colleghi. Allora, dicevo, non spetta né alla maggioranza né all'opposizione, cioè ai consiglieri in genere, ma all'elettorato. Quell'elettorato che ha voluto premiare voi signori come maggioranza e Antonio Polizia come consigliere di opposizione. Punto. Chi fa politica, e in questo consesso ci sono ovviamente consiglieri come me, che sono un po' più navigati, che hanno fatto esperienza, che hanno vissuto con il ruolo di consigliere di maggioranza e opposizione, e ci sono molti neofiti, come vedo qui di fronte a me.
Allora, dicevo, chi fa politica è ben conscio che una competizione elettorale, l'esito dell'urna, da un vincitore a un vinto, una maggioranza e un'opposizione. I vincitori, come è giusto che sia, hanno il sacrosanto diritto e dovere di governare, ma altrettanto i consiglieri di opposizione hanno il sacrosanto diritto e dovere di sorvegliare, di vigilare, di proporre, di contrastare, nelle forme e nei modi che le doti, le qualità morali e personali ovviamente permettono loro. E di certo non spetta a una maggioranza decidere come e in che modo debba comportarsi, tantomeno scegliere i consiglieri di opposizione. L'unico arbitro indiscusso e insostituibile in democrazia è l'elettorato. È lui che emette la prima sentenza di vittoria perché è maggioranza e di condanna perché è opposizione, ed è sempre lui che emette sentenza definitiva di condanna o di assoluzione dopo 5 anni di governo. Ho voluto fare questa dichiarazione e aggiungo altro. Mi auguro, proprio per un principio di lealtà che mi ha sempre contraddistinto e che mi contraddistinguerà sempre nel futuro, mi auguro che questo conflitto, questa situazione di rimedi tra il Consiglio Comunale, tra il Comune e Antonio Galizia si risolva nel migliore dei modi. Mi auguro che Antonio possa ritornare a svolgere il suo ruolo come consigliere di opposizione, nel rispetto ovviamente reciproco dei ruoli e delle funzioni. Semmai quello che io mi auguro è che ci sia un po', come dire, un po' più serenità, più tranquillità nell'esercizio delle proprie funzioni, sia di maggioranza e di opposizione. Per quello che mi compete e per il periodo che starò qui a fare il consigliere di opposizione, lo svolgerò come ho sempre fatto, conscio del ruolo che l'elettorato mi ha conferito, cioè quello di consigliere di opposizione, seguendo, come ha sempre fatto, quella stella polare dei principi di moralità, di integrità. Chiedo scusa se le interrompo, consigliere. Stiamo offline. Sono arrivati dei messaggi ai consiglieri che non stiamo in onda. Siamo in onda. Sì, sicuro? Sì. Forse l'audio. Non è la prima. No, Davide, si sente di stop, perché non si avvicina. Consigliere Iannone, la prego di avvicinarsi di più, perché sono arrivati degli sms di... E purtroppo... Prego, consigliere. Io ho questa abitudine che quando parlo generalmente mi alzo. Forse sarebbe più corretto stare seduto perché il microfono è più vicino. Però invito la maggioranza a spendere un pochettino e allungare questi microfoni, non sarebbe male. Dicevo, come ripeto, svolgerò questo ruolo per il periodo che mi sarà consentito di consigliere di opposizione, avendo, come dicevo prima, la stella, come unica stella polare, come punti di riferimento, principi di moralità, di serietà, di convertenza, di correttezza, trasparenza, ma soprattutto lealtà. Lealtà che penso a me mi sia stata riconosciuta sempre, e essendo ora espressione di un partito che anche è stato ed è partito di governo, ovviamente sono conscio delle difficoltà e delle difficoltà che ogni amministrazione ha di fronte allo scenario economico italiano, e quindi conscio anche di questo, il mio ruolo sarà quello, come ripeto, consigliere di opposizione, ma nell'ambito di un rispetto di principi e di regole. Grazie. Grazie consigliere. La prego di spegnere il microfono, che oggi stanno facendo un po' le bizze. Passiamo al secondo punto, se ci sono interventi di saluti, di... Prego consigliere Fusaro. A nome della maggioranza volevo dare il benvenuto al consigliere Iannone. Come sa, avremmo anche avuto piacere di averlo da questo lato dei banchi, più che altro per la sua estrazione politica di cui noi siamo notoriamente a conoscenza. Prendiamo atto della sua gentilezza di garantirci questa, diciamo, riservatezza nelle discussioni. L'unica cosa che volevo far notare è che per il discorso dell'incompatibilità del consigliere Galizia, che sia il messaggio che è passato anche grazie al modus operandi dello stesso ex consigliere o del consigliere al momento decaduto, il messaggio che è passato all'esterno, di fatto
nelle condizioni in cui si trovava questa maggioranza, con una delibera che prevedeva la difesa dell'ex sindaco e quindi il comune costituito contro il consigliere Galizia, di fatto a nostro avviso l'incompatibilità c'era e c'è. Ha avuto la sua possibilità di rinunciare alla richiesta di risarcimento danni, lui dice verso la persona, noi diciamo verso la figura istituzionale del sindaco, poteva farlo entro i 10 giorni, ha deciso di non farlo. Il Consiglio si è dovuto esprimere in base alle decisioni del consigliere, non nostre. Noi abbiamo avviato una procedura, lui ha avuto i tempi per decidere cosa fare, in quale direzione mandare quella procedura, ha preso le sue decisioni, noi di conseguenza dobbiamo prendere le nostre. Quando si inizia un percorso è buona norma portarlo a termine. Con questo volevo semplicemente chiarire questo particolare, come lo vediamo noi, il modo in cui l'abbiamo inteso noi. Rinnovo il benvenuto e buon lavoro. Grazie consigliere Fusaro, prego consigliere D'Agostino. Allora, come capogruppo del PD ovviamente do il benvenuto al consigliere Iannone e auguro un buon lavoro, noi speriamo in sinergia con l'opposizione, perché come lui ha spiegato comunque è parte dell'opposizione, un'opposizione seria, di controllo e comunque costruttiva per quanto possibile. Ovviamente non possiamo non rimarcare diciamo lo sgradevole evento in cui ci troviamo, cioè questo avvicendamento è un po' antipatico per il fatto che comunque vede necessariamente la decadenza del precedente consigliere, quindi noi non possiamo che rimarcare la nostra posizione, biasimare diciamo il modus operandi attraverso il quale si è arrivato a questa decisione, facendo comunque il benvenuto e il buon lavoro al nuovo consigliere. Grazie consigliere D'Agostino. Prego consigliere Iannone. Chiedo scusa Presidente, ma solo un atto dovuto. Approfitto appunto dalla mia nomina per consegnare alla segretaria la mia dichiarazione dei redditi. Prendiamo atto, sarà pubblicata agli atti come quella di tutti quanti quelli consiglieri che l'hanno presentata. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, interrogazioni di interpellanti. Qui non risultano pervenute a questa presidenza alcune interrogazioni. Ci sono interrogazioni, interpellanze? Non le registro. Terzo punto all'ordine del giorno, trasferimento a titolo di proprietà all'ente ecclesiastico parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo di congrua parte dello stabile conventuale vulgo conflitto Spinelli con convitto Spinelli. Ci sono interventi? Prego consigliere Camporeale. Innanzitutto buonasera a tutti. Volevo chiedere, ovviamente non è che si evince molto bene dalla piantina, perché giustamente nel corpo della delibera parla di un allegato con di una planimetria con la zona da cedere rimarcata, contornata con il rosso. Ovviamente trattandoci di una fotocopia questo non è ovviamente visibile. Vorrei diciamo meglio capire la zona, anche se nel corpo della delibera si parla di spogliatoi e bagni. Allora, diciamo, guardando un po' qua il contorno degli ambienti, vorrei capire, si tratta di quella zona delimitata, diciamo, denominata con la lettera H, dovrebbe essere appunto spogliatoi, e poi antibagno e WC, quindi con quella zona annessa a fianco? Questo diciamo è il mio primo quesito innanzitutto. Prego, assessore Sollecito. A me spiace molto che non ho evidenziato diciamo sulla fotocopia. Sì, si tratta, prima di arrivare alla parte di WC, esattamente, come ha detto lei, consigliere Camporeale. Sì, adesso gli diamo una copia. Quella fatta da niente. E quella a colori, che di là si vede bene. Come la spieghiamo? Per segnare. Questa roba, quindi tutta questa roba. Sì, va bene, è chiaro.
chiedo scusa, guardando un attimo la planimetria, cioè quindi di fatto c'è, oltre alla zona spogliatoi, c'è un'altra zona qui attigua all'area scoperta? Sì, allora, quella, stiamo parlando dove c'è scritto varco? Esatto. Sì, sì, esatto. Sì, c'è anche quella stanza, sì. Non è indicata in delibera. Vabbè, nella delibera non è indicata questa però. Parla di spogliatoi e bagni, ma che io ricordi, almeno lì non ci sono ubicati spogliatoi e bagni. E nella... Rispetto alla prima proposta. Infatti, io questo volevo capire, cioè c'è una, rispetto alla vecchia proposta di quella delibera che fu ritirata, quali sono le differenze? A questo punto mi pare che non ce ne siano, se ricordo bene. Prego, consigliere Fusaro. Premesso che in commissione, quando è stata valutata, era stato chiesto di rettificare perché ci eravamo accorti che c'era un errore all'interno della delibera, cioè del documento a firma dell'ufficio tecnico. Comunque sia, rispetto a quello che... Camporeale, mi hai fatto una domanda, mi ascolti. Rispetto a quello che avevamo ritirato la scorsa volta, comprendeva una porzione di corridoio che di fatto impediva la realizzazione dell'uscita di sicurezza. Quindi la nostra richiesta all'epoca fu di ritirarlo perché altrimenti non avremmo avuto la fruibilità dell'area interna per mancanza di un'uscita di sicurezza. Quindi è stata rivista dall'ufficio tecnico, è stata stornata la parte relativa dove vedi la scritta varco di accesso pertinenza scoperta, in modo tale da consentire in quell'area di creare un'uscita di sicurezza agli androni interni. Ed è stato lasciato quello che... Così è. Dove sta scritta la parola varco? Era prima era stata assegnata, nella vecchia delibera era stata assegnata. Infatti si evince un'uscita. Quindi lì abbiamo chiesto che venisse fatta l'uscita di sicurezza per rendere utilizzabile tutta l'area interna. Quindi c'è semplicemente da emendare la parte, diciamo, del dispositivo, perché manca, avevamo già chiesto di farlo ma evidentemente avevamo dimenticato. Sul deliberato è scritto di trasferire dati di proprietà ai sensi dell'articolo 73 eccetera eccetera, come da planimeria allegata al presente atto. E allora non c'è da emendare niente. Allegato A, è quella che c'ha in mano il consigliere. No, ma nel corpo della deriva c'è scritto: dato atto che la congrua PARS, come determinata in forza della richiesta di liberazione del commissario straordinario numero 116 7 maggio 2000, è integrata da una piccola porzione, qua stiamo parlando di una dimensione notevole, piccola porzione destinata a spogliatoi e bagni, già di fatto in uso a servizio della pertinenza scoperta concessa. Ed è stato il motivo del mio quesito. Sì, hai perfettamente, io avevo letto solo il dispositivo. Comunque integriamo quella parte là. Infatti che già in commissione era venuto fuori che dovevamo aggiungere anche il laboratorio o qualcosa del genere, perché quella stanza è usufruita, insomma, come laboratorio. Era usufruita. Va bene, prego. Al di là, diciamo, del varco di accesso, no? Che è stato rimarcato perché era improponibile quella delibera, appunto perché mancava